Buone notizie per gli operai dell'ex provincia in sit-in permanente da quasi 3 settimane dinanzi al portone d'ingresso dell'oggi libero Consorzio dei Comuni. Versata ai 32 dipendenti della Caltanissetta Service che si occupano della pulizia e manutenzione delle strade del Nisseno, una delle 5 mensilità rivendicate. Soddisfatti a metà i dipendenti della società partecipata, accompagnati dalle sigle sindacali CISL, FISASCAT, CGL, FILCAMS e USI, hanno però ancora una volta confermato lo stato di agitazione che proseguirà ad oltranza fino a quando non riprenderanno a lavorare. Dagli accordi presi precedentemente delle riunioni che abbiamo fatto, l'amministrazione ha pagato una mensilità, la mensilità di dicembre. Ora avanziamo, ci ha promesso che ogni mese ci daranno gli altri stipendi rimanenti che abbiamo arretrati. E in più si vocifica che dovremmo iniziare a lavorare, credo che se non è in questa settimana, all'inizio della prossima settimana dobbiamo iniziare a lavorare. Di concreti che abbiamo, che domani dovremmo avere una riunione con la società per stabilire le squadre che dovrebbero iniziare a lavorare. Non credo se saranno a turno oppure saremo tutti insieme a lavorare, questo ancora non lo sappiamo definitivamente. Un po' di sollievo ce l'abbiamo, che, dandoci la notizia di iniziare i lavori, credo che una piccola soddisfazione l'abbiamo. Sperando che continueremo, cioè iniziando a lavorare, continueremo fino all'infinito, non dovremmo fermarci più di nuovo e fare di nuovo questo sit-in. E noi rimarremo qua fino a quando chi di dovere venga a dirci domani iniziate a lavorare. Allora da quel giorno noi chiuderemo il sit-in, ma fin quando non ci danno questa risposta noi saremo qua a continuare la nostra realtà. Stiamo cercando di risolvere il problema dei 32 dipendenti della società in house, ha spiegato il commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni, Rosalba Pambini, telefonicamente raggiunta, per garantire l'attività lavorativa degli operai che a breve si occuperanno del disboscamento delle vie di fuga delle strade del Nisseno, piene di erbacce. Ciò che è certo, ha assicurato il commissario straordinario dell'ex provincia, è che è forte la volontà di venire incontro alle esigenze dei lavoratori che nei prossimi giorni potranno percepire anche le altre mensilità arretrate.